Ciao a tutti ragazzi, questo sarà un video un po' strano. Voglio discutere con voi di qualcosa, quindi vi prego sentitevi ancora più liberi del solito di scrivere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Oggi parliamo del casino che è successo con PewDiePie recentemente. Alla fine dell'anno scorso PewDiePie ha pubblicato un video in cui provava questo sito che aveva scoperto, dove tu potevi pagare piccole somme di denaro a della gente, delle persone normali, affinché queste facessero cose. Ci sono doppiatori che dicevano la tua frase, c'era gente vestita con costumi che diceva la frase che volevi tu, gente che giocava con te ai videogiochi, gente che ti risolveva i compiti di matematica, eccetera eccetera. PewDiePie ovviamente ha voluto provare a vedere quanto in là si potesse spingere la gente che lavorava per questo sito, quindi ha iniziato a fare un certo numero di richieste assurde a tutti quanti, aspettando poi per vedere quanti di loro l'avessero fatto. Tra le richieste assurde che ha fatto ce n'erano un paio, in particolare una, che erano assolutamente e oggettivamente di cattivo gusto, erano pesantissime. Tra cui quella che poi ha fatto scalpore è stata quella di chiedere a due ragazzi indiani, tu gli dicevi una frase, loro facevano tutto quanto un balletto, dopo srotolavano tipo un cartello di carta su cui c'era scritta la frase che volevi tu. PewDiePie gli ha fatto scrivere "morte a tutti gli ebrei" e questi ragazzi l'hanno fatto, e PewDiePie dopo ha pubblicato il video di loro che facevano queste cose e di lui che reagiva a questa cosa. Ovviamente io mi immagino il salto che avete fatto quando mi avete sentito dire ad alta voce quello che PewDiePie ha fatto scrivere a questi ragazzi sul cartello. Il motivo è proprio perché è un tema assolutamente sensibile sul quale scherzare è pericolosissimo. Cosa è successo? Il video è stato pubblicato, la gente nei commenti ha reagito in vari modi. Nei commenti ho visto molta poca negatività, molta meno di quello che mi sarei aspettato per essere una battuta così di merda. A un certo punto, un po' di tempo dopo, il Wall Street Journal, uno dei giornali più potenti del mondo, ha aperto un'inchiesta in cui cercava di capire se PewDiePie è o non è un neonazi che incita all'odio razziale. E so che sembra esagerato, ma è più o meno questo il titolo che hanno usato per l'articolo dell'inchiesta. Si sono guardati centinaia di ore di video di PewDiePie e hanno trovato vari spezzoni in cui PewDiePie, per far ridere, utilizzava riferimenti al nazismo fondamentalmente. PewDiePie che si era vestito da generale dell'SS per fare una battuta su quanto lui è il più potente di tutto quanto YouTube e quanto lui può fare il cazzo che vuole. Ora, mi viene da pensare che se il Wall Street Journal non avesse sollevato questo polverone, il video sarebbe passato assolutamente inosservato. Mi viene da pensare che il pubblico di PewDiePie è abituato al fatto che lui faccia battute di cattivo gusto, che lui sia molto volgare, che lui non abbia filtri, che lui non sia per niente politically correct. Al suo pubblico magari questa cosa va bene, magari questa cosa piace, sono abituati, riescono a riconoscere cos'è una battuta di merda e cos'è un incitamento all'odio razziale, e quindi a loro magari non aveva dato più di tanto fastidio. Secondo punto, il politically correct. Allora, anche noi su YouTube spesso facciamo battute e ogni tanto capitava che sceneggiando il video venissero fuori delle battute che potevano non essere completamente politically correct. Cosa facciamo? Le lasciamo? Non le lasciamo? Ce le censuriamo completamente? Ce le censuriamo un po'? Le lasciamo comunque perché questo è il tipo di comicità che noi vogliamo avere? Di volta in volta abbiamo deciso, ci sono battute che non abbiamo mai pubblicato, ci sono battute che forse non avremmo dovuto mai pubblicare. Da un lato, uno youtuber ha una responsabilità. I ragazzini ascoltano quello che tu magari fai passare per una battuta, non la capiscono, la interpretano male, e questo può creare un precedente pericoloso, forse. Oppure in realtà stiamo sottovalutando la capacità delle persone di capire cosa cazzo è una battuta e cosa no, e pensiamo che se tu fai una battuta su Hitler di colpo diventino tutti nazisti. Se da un lato hai una responsabilità, dall'altro il canale è tuo, tu sei padrone della tua comicità, magari c'è gente a cui non fa ridere, magari c'è gente che si offenderà. Dove si definisce la linea tra politically correct e tra tipo di humor che io personalmente come creatore di contenuti apprezzo e voglio che venga trasmesso? Spesso mi viene da pensare che la gente che solitamente si offende per le battute di pessimo gusto non sono i diretti interessati. Tante volte la gente che è direttamente chiamata in causa in una battuta non si offende, sono quelli che la prendono sul ridere di più in assoluto. Esempio molto scemo. Io sono nato e cresciuto a Trieste, però più di metà della mia famiglia è del sud Italia. In particolare sono praticamente tutti pugliesi. Quando io sento una battuta sui terroni, e sì, ho detto terroni consapevolmente perché si sta parlando di battute, o quando mio papà, che è pugliese, sente una battuta sui terroni, non si offende. Di solito sono quelli che se la ridono di più. Perché l'autoironia è una cosa che fa ridere, perché tu
sei quello che più in assoluto sa riconoscere cosa è stereotipo, cosa è no, e quindi sei in realtà anche quello che se la gode di più. Sai che non è un incitamento all'odio. Benvenuti, il film Benvenuti al Sud, secondo me è un capolavoro. È uno dei pochissimi film italiani che veramente mi piacciono, perché riesce a far ridere prendendo in giro la cultura tipica, stereotipica del Sud Italia, ma nessuno si è mai offeso. La gente si lancia in delle crociate per difendere qualcosa che magari non vuole essere difeso, a cui magari va bene così. Non so se questo sia il caso. Effettivamente la battuta che ha fatto PewDiePie era tanto pesante, era molto più che fare un film come Benvenuti al Sud. Contemporaneamente io mi chiedo se quelli del Wall Street Journal non l'abbiano fatto per una semplice campagna di difendiamo le cose che vanno difese, oppure perché sinceramente c'è gente che si è sentita personalmente offesa dal tipo di battute di PewDiePie. Io non lo so, non so rispondere a questa domanda, così come non so rispondere a nessuna delle altre domande, e proprio per questo sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. Spero di aver suscitato un discorso, una conversazione, un dibattito interessante. Vi prego di usare la sezione commenti qua sotto per dirmi cosa ne pensate riguardo, perché sono tanto curioso di discuterne con voi. Ciao a tutti e buona pizza!